Tra le novità sul tema 4K che Sony ha presentato d'IFA, come fotocamere, videocamere, TV e videoproiettori o il nuovo Xperia Z5 con schermo 4K, mancava forse solo il Blu-ray 4K, che è stato completamente ignorato anche alla conferenza stampa di apertura. Eppure lo scorso anno la Blu-ray Disc Association annunciò che i primi lettori Blu-ray 4K sarebbero arrivati a Natale. È proprio da questo tema che ho iniziato l'intervista a Stéphane Labrousse, Country Head Sony della filiale italiana. Io non penso che ci saranno lettori a Natale. Poi, appena ci saranno lettori, e ben sì perché non penso saranno disponibili i lettori a Natale, che arrivino a gennaio o a marzo, alla fine a questo punto conta poco. Dunque io vorrei darti appuntamento al CES e vedere se sì o no Sony annuncia qualcosa, perché è ovvio che comunque rimane per noi anche quello importante. Avere un prodotto è assolutamente critico, anche se penso che un po' come è successo con Blu-ray, ma lo sarà ancora più vero con il Blu-ray 4K, soprattutto all'inizio rimarrà un prodotto di nicchia che interesserà qualcuno che vorrà approfittare di questa qualità sui televisori piuttosto che su videoproiettori che ormai sono disponibili. Ma come tu sai bene, post produrre in 4K non è una cosa così facile, dunque vuol dire comunque avere un contenuto, e noi ci teniamo perché abbiamo anche Sony Pictures, ad avere una storia a 360 gradi, dunque è importante avere il lettore, ma avere anche il contenuto che si possa leggere sul lettore. Tutto chiaro, per il Blu-ray 4K dovremo aspettare l'International CES di gennaio a Las Vegas. E invece per il primo TV OLED di Sony, quanto ancora dovremmo aspettare? No, posso risponderti in due modi. Oggi è vero che l'arrivo del 4K così precipitato, con le conseguenze che hanno su queste tecnologie a produrre pannelli 4K, sia OLED che Crystal LED, hanno sicuramente un po' frenato l'arrivo di questi pannelli qua, perché seppur era già difficile produrre l'OLED in 2K, diventa ancora più difficile il 4K. Questo è uno, dunque penso non sia un non si farà mai, ma è bensì un dovremmo aspettare un po' di più, che da un punto di vista industriale si possano fare volumi decenti e che si possano commercializzare dei prodotti a dei prezzi che dovranno essere comunque vicini a quello che si fa oggi sull'LCD. La seconda risposta è che se guardi il 93 nostro, l'X93 nostro, ma anche la 695, sono prodotti che comunque hanno sempre meno gap, sempre meno differenza, anche sulle qualità naturali dell'OLED, il contrast per dire, c'è sempre meno differenza, dunque il vantaggio era enorme due anni fa, c'è sempre su certi punti di vista ancora un vantaggio all'OLED, ma anche delle pecche, la durabilità, la stabilità nel tempo, poi lo sai meglio di me, e dunque lavorare su queste pecche vuol dire comunque avere un'elettronica anche lì nel prodotto che permetta di correggere i limiti di questo tipo di tecnologia. A noi ci interessa avere un prodotto, per riassumere ancora più corto direi sì, ma non subito. L'OLED ho una tecnologia comunque che potrà rimanere, che ci darà il migliore dell'immagine perché rimane la nostra firma, ci interessa assolutamente, ma quando saremo capaci di produrne dei volumi decenti a un prezzo decente. Tra le novità ho apprezzato la nuova serie TV Bravia 4K X91C, composta da un solo modello da 75 pollici, con spessore minimo di soli 15 mm, simile alla bella serie X90, però qui con un pannello che sembra migliore. Ci saranno altri tagli? Oggi non te lo so dire, oggi non è previsto, oggi è veramente visto come un'estensione del 90, come hai detto bene, non potevamo utilizzare lo stesso pannello, sia per motivi di performance, ma anche per motivi e soprattutto per motivi che arrivati a quei pollicciaggi lì non era più possibile gestire comunque un pannello così sottile. Dunque io a questo punto non ti posso dire di ulteriori pollicciaggi sul 91, è il top di gamma. Bisogna vedere anche come risponde il mercato, perché anche se un 75 pollici a 6.000 euro rimane un 75 assolutamente, tra virgolette, su quella fascia di competitivo, rimane un budget assolutamente di nicchia, dunque bisogna vedere in Italia come risponde il mercato, dove lo possiamo mettere, su che punti vendita, tramite che tipo di venditori, e anche capire come reagisce il mercato. Io vorrei non dimenticare anche il fatto che oggi il mercato 4K si fa ormai una gamma molto ampia,
E quello che annunciamo oggi è anche il lancio delle serie X80, che è il fratello piccolo della serie X83-85. Dunque, la serie X80, in poche parole, è un panel 200 Hz invece di 800 e ha una finitura diversa. Quando sulla 685-83 era una finitura di metallo, abbiamo un materiale un attimo meno pregiato sulla serie 80 per poter proporre anche modelli più economici. E quello cosa ci serve? Ci serve di indirizzare un mercato che oggi, alla settimana 34, fa il 28% del valore del mercato. Dalla settimana 1 alla settimana 34 fa già il 18 a valore, il 6 a volume, il mercato 4K. Sulle ultime settimane raggiungeva il 28% del valore. Dunque noi ci vogliamo essere, se non il leader, tra i leader sia a volume che a valore sul mercato 4K, e dunque abbiamo bisogno di una gamma che sia ampia anche sul basso e che ci permetta di indirizzare un prodotto più di massa e dunque volumi più importanti, come sta succedendo sul mercato. Arriviamo all'audio, quello di fascia più elevata, fatto ad esempio da diffusori da pavimento da 20.000 euro la coppia, molto apprezzati all'estero ma praticamente sconosciuti in Italia. Non sarebbe forse il caso di sfruttare l'ottimo lavoro che avete fatto con Sony Professional, presente ormai nei migliori punti vendita specializzati italiani con i videoproiettori? Sicuramente un'opportunità, ci stiamo lavorando, abbiamo cominciato anche con l'online stesso, comunque proponendo lo chiamiamo estensione di gamma, e adesso dobbiamo lavorare con i nostri fratelli del professionale per poter proporre questi prodotti anche sicuramente a una fascia di rivenditori che non indirizziamo noi come consumer in diretta, ma che Sony come marchio già ha nel portafoglio di clienti e a chi sa proporre prodotti di fascia alta.